presentiamo anche da parte d'Italia addirittura. E presentiamo appunto questo libro che si chiama L'Omissario per la Razza Profane, che è scritto Erika Maderna. Questa giovane ragazza un paio di anni fa venne da noi con un grande entusiasmo e ci chiese di pubblicare questo libro. E noi piacque subito questo libro. Piacque subito per varie ragioni. Io ho piacere di raccontare questa cosa perché poi per quanto riguarda il libro si è potuto ovviamente spiegare da loro. Innanzitutto perché quando si parla di fragranze, di aromi, ovviamente un argomento interessantissimo, no? Il profumo ha delle valenze, la sacra, erotica, culturale, veramente molto importante, e fin dall'antichità appunto. Però in qualche maniera andava anche a inserirsi in quel che è un iter importante che abbiamo fatto anche noi qua a Museo. Non a caso, infatti, quando facevamo la mostra degli Egizi, e forse qualcuno di voi ricorda quanto per noi è stato impegnativo, è stato bello anche, no? Poter documentare quali erano appunto tutte quante le essenze, le profumazioni che venivano utilizzate in Egitto durante appunto per la bellezza e la lavoro del corpo. Quindi in quel momento noi facevamo una grandissima ricerca e questo è un pochino, diciamo, no, anche un, non dico il sunto perché va anche oltre, però in qualche modo si sposava benissimo con quegli argomenti che noi avevamo appena trattato. È anche vero che qui ad Avoca Museo noi teniamo tantissimo creare quell'atmosfera sensoriale, e la creiamo appunto con tutte quante le nostre essenze naturali, tutte quelle profumazioni che ancora si sente oggi appena abbiamo appena sistemato le nostre piante, la menta, la calendula, la camomilla. Quindi per dire che noi teniamo moltissimo anche a creare qui a Avoca Museo un percorso sensoriale che non è soltanto tattile ma anche olfattivo, e quindi questo qui è una delle ragioni per il quale noi questo libro si sposa benissimo con quello che è un pochino la nostra le cose che in qualche maniera ci hanno caratterizzato, caratterizzano il percorso di Avoca Museo. E l'argomento è molto interessante, l'argomento è diciamo che questo qui per noi segnala anche, cioè è anche una delle edizioni più divulgative che abbiamo fatto, perché nell'ultimo periodo abbiamo raccontato anche di argomenti un po' più diversi, o molto di piante medicinali dal punto di vista scientifico, oppure ci siamo dedicati, come sapete, anche a raccontare un po' quello che è la storia, il rapporto che lega Avoca a San Sepolcro, no? Quindi siamo andati a raccontare quelle che sono Piero della Francesca, Luca Pascioli, e quindi questo qui è uno dei primi libri che in qualche maniera ci riporta un po' a quello che è il tema anche delle piante medicinali e delle essenze naturali. Tutto quello che avevo piacere di dirvi, ora lascio la parola a Erika perché lei senz'altro saprà darvi molte più informazioni su questo libro che spero che vi piaccia. Bene, io esordisco dicendo che ho particolare piacere di presentare il libro qui in questa sede ad Avoca, proprio perché, come ricordava la vita poc'anzi, è proprio il posto dove è nata l'idea, dove si è sviluppata. Quindi un po' come presentarlo a casa sua, nella sua sede naturale. E detto questo, ho cercato un po' di capire come potervi dare un'idea, presentare in poche parole, senza spendere troppo tempo, un testo che in realtà affronta l'argomento sotto molteplici aspetti. Vorrei evitare di farvi un riassunto del libro, cosa che potete anche verificare scorrendo link, e quindi mi chiedevo quale fosse il modo migliore per dare un'idea, un'infarinatura su quello che poi potete trovare se avrete piacere di acquistarlo, di leggerlo. Il titolo, appunto, Aromi Sacri, Fragranze Profane, che i miei a casa dicono sempre più uno scioglilingua che un titolo di un libro, perché dicono che dicendolo più volte molto velocemente è un po' come dire tigre contro tigre. Però era un titolo che mi era piaciuto particolarmente tra quelli che mi erano venuti in mente mentre lavoravo alla ricerca,
perché riassume benissimo tutto il percorso che poi è racchiuso nella ricerca, che è proprio il passaggio che c'è stato nella storia antica degli eroi dalla dimensione religiosa a quella profana, cioè dall'aspetto rituale, sacro, religioso, dei profumi, degli aromi e delle simbologie che ci sono dietro di essi, fino all'uso profano, cioè cosmetico, nel senso più vicino a noi, è un po' forse quello che oggi ci tocca di più, perché immaginiamo il profumo come un prodotto deputato alla cura del corpo, alla salute, anche del corpo. Mentre per quello che riguarda invece l'oggetto, che è il profumo, ho individuato, facendo questa ricerca, come vi dicevo, una sorta di filo conduttore che ho cercato di seguire, ed è il percorso dalla religione alla percezione del corporeo, quindi alla cosmesi. L'aspetto religioso è importantissimo, tanto che il nome profumo, il termine profumo anche nella lingua italiana, deriva dal latino perfumum, attraverso il fumo, perché attraverso il fumo l'uomo esprimeva il suo anelito verso la divinità, attraverso il fumo e attraverso il profumo, quindi da qui, da perfumum a profumo. L'atto principale di devozione nelle civiltà mediterranee, in quella greca e in quella romana, era il sacrificio animale, che però veniva attuato con l'ausilio di sostanze aromatiche. Questo perché i due elementi insieme, quello corporeo carnale dell'animale e quello profumatorio, mettevano un po' in scena, erano come una sorta di teatro del rapporto intrinseco tra l'uomo e il Dio. Erano i due elementi fondamentali. L'animale simboleggiava la carne, quindi anche la putrescenza, perché era ucciso, era destinato poi a produrre cattivo odore e ad essere mangiato dall'uomo, perché il sacrificio poi terminava nel banchetto sacrificale. Il fumo invece e il profumo avevano lo scopo di non offendere le narici degli dèi, perché c'era questo movimento ascensionale del fumo sacrificale che arrivava dalle sedi divine, secondo gli altri antichi. Questo profumo, questo aroma, non offendeva le narici degli dèi, anzi risultava gradito alla divinità e costituiva in qualche modo il nutrimento stesso della divinità, perché ne costituiva l'essenza intrinseca. Oltretutto Plinio il Vecchio, parliamo di Plinio il Vecchio, diceva che la follia di tutto questo stava nel fatto che il profumo, tra tutte le cose preziose che esistono, è quello più stupido, diceva, più effimero, perché mentre una pietra preziosa, un tessuto, viene lasciato in eredità agli eredi, ai figli o a qualcuno, il profumo, appena viene percepito dal nostro naso, se n'è già andato, e con esso se ne sono andati i sesterzi che sono stati spesi per ottenerlo, per farlo arrivare da lontano. Pensiamo anche a recuperare tutte queste antiche ricette, no? Che venivano fatte dall'antico Egizio, e alcune di queste le riproducevo. E noi di queste andiamo a ridurre il kiffi. Quindi questo è un profumo per ambienti. E è stato fatto su una ricetta tratta da Papiro Harris, e è stata resa la ricetta originale, e è stata fatta anche la stessa forma, è fatta con una resina di Basta, c'è una ricetta ben precisa. Ora magari se vi interessa. Non l'ho potuto accendere perché mi manca il bruciatore, che più o meno insomma a casa tutti quanti abbiamo dei bruciatori. Però ecco, poi quando ho visto che nel libro effettivamente lei parla moltissimo del kiwi, questo è un pochino anche la ragione, no? Perché è qui.
non per il film, ma perché quando abbiamo visto che l'argomento era così pertinente a quello che in qualche maniera noi avevamo studiato, ma studiato anche in maniera approfondita, diciamo anche per gli altri, ovviamente tra le varie cose che abbiamo riprodotto durante il momento non facevamo soltanto il film, facevamo anche molti altri. Però questo è uno dei... anche più divertenti, diciamo.